Vado di fretta, vado di fretta. Dove sto andando? Sto andando a vedere gli immobili che ipoteticamente dovrò gestire insieme a tutta la mia equip di esperti nocciolini. Fatto tardi, io che non faccio quasi mai tardi, maledizione, maledizione, maledizione. Alle 10 appuntamento alla stazione, che oggi sì, è una missione molto particolare perché dobbiamo capire se effettivamente gli immobili valgano qualcosa. È importantissima come cosa, perché sennò a finire si spendono soldi inutilmente, tempo ed energie, e poi non si accocchia manco il cazzo. Allora, che cosa ci facciamo oggi a Napoli? Siamo in giro per affari, ragazzi. Per chi? Siamo businessman. Cosa? In questo momento siamo in momento pausa per bercina, grazie il prodotto di polipo. Ma che cos'è il brodo di polipo? Allora, lo dico io. Vai. Il brodo di polipo è l'estratto della cottura del polipo stesso. Di antiche origini napoletane, veniva bevuto nei periodi invernali per riscaldare il corpo. E quindi adesso noi ci scaldiamo anche noi con perché un sacco di pepe. Ma smetto un pepe, come? Uovini, pepe e limone. C'è sempre il sole, sempre. A lui fa il turista da dietro, no? Sembra il disturbatore. No, di là. Vabbè, ragazzi, quindi andiamoci a bere. Ma quanto costa? 2 euro, voglio. Un piacere ci partiamo. Vabbè, noi dobbiamo comprare gli immobili, quindi dobbiamo risparmiare. Ce l'abbiamo! Sì, sì. Ok, noi abbiamo il brodo di polipo e loro hanno il tè. Non c'è proprio paragone su questa cosa, questa è una cosa che fa meglio. Chi l'ha detto che a Napoli si beve solo il caffè? C'è. Chi ha detto che a Napoli c'è solo la pizza? Assolutamente. Noi abbiamo anche brodo di polipo, che è buonissimo, è pieno di pepe, fa bene e sfila dalla figlia Roluciana. Voglio documentare quello di polpo a Napoli. Mi solo acqua perché sono astemia. No, perché sei un tipo ribelle, modesto, vogliamo dire. Modesto. Sì. Sei un tipo umile. Umile. Alla ricerca dei sassi perduti. Ce la faremo? Sì. C'è questa spiaggia. La sabbia. Ma sabbia. Ok, siamo arrivati a destinazione. Non abbiamo trovato niente. Solo sabbia. E tanta acqua. Tanta acqua. Ti senti emozionato? Abbiamo trovato i sassi. Siamo riusciti nel nostro quasi senso. Quasi missione compiuta. Quasi. Dobbiamo ancora raccogliere. Prenderemo tutti i sassi di Castellammare di Stabia. Spiaggetta tra l'altro che non avevo mai visto. Diverso niente, vai, così. Bene. I sassolini! Guardate com'è buono, cazzo, è figo! È fighissimo! Tutto questo ci servirà per fare cosa? Per fare cosa? Per abbellire la nostra casa. Noi! Faccio buscana così sordo! Andiamo anche alla ricerca dei sassolini! Questa è la cosa più bella in assoluto del lavoro libero professionale, che non siamo solo monotoni e non passiamo tutto il giorno solo davanti a un computer. No, noi andiamo anche a cercare i sassolini. Per accedere a questa spiaggia nascosta siamo entrati in una specie di quartier, ma vabbè, un casino, non potete venire oggi. Non fa nemmeno tanto caldo. A noi non ce ne frega una benamata mazza, perché dobbiamo fare le cose, perché noi facciamo cose. Sono appena arrivato in ufficio ed è domenica. Devo studiare, riposare. Sono venuto a cambiare questa bombola e ho portato addirittura anche un altro duvet. Il nostro caro amico Paradise sta pittando il termosifone.